non è questa la Vigor Senigallia che conosco. Ma diciamo che il piano gara che avevamo fatto non è venuto, perché sicuramente i nostri avversari ci sono stati nettamente superiori. Quindi sicuramente qualcosa non è andato come avevamo previsto. Dico che nel primo tempo abbiamo visto una squadra molto molto più forte di noi e questo dà sicuramente grande valore al nostro secondo tempo, in cui siamo stati assolutamente alla pari, anzi, direi che c'è stato un momento della partita in cui sembrava che una squadra potesse avere più gamba per andare a far gol, potevamo essere noi. Quindi sono enormemente contento del secondo tempo. Ovviamente non sono soddisfatto di me stesso per il primo tempo. È vero anche che oggi ho visto nei primi 45 minuti una squadra bellissima contro di noi, un grande palleggio, una grande personalità. Forse anche rivaluta la loro forza, rivaluta anche il nostro modo di saperci difendere e di non perdere Certo. più di 1-0 e quindi di mantenere la Tenere viva la partita, partita appunto. viva. Credo che in un primo tempo di grande sacrificio, dove veramente abbiamo fatto tanta fatica ad avere il pallone tra i piedi, abbiamo difeso meglio che potevamo. Poi sono sicuramente molto soddisfatto del secondo tempo in cui la squadra ha espresso un buon gioco ed è stata molto efficace, ha avuto le sue occasioni e voleva, alla fine voleva vincerla perché comunque vedevamo che anche i nostri avversari una volta che hanno preso gol, il gol nostro gli ha fatto male e sicuramente la forza dell'Aquila del primo tempo nel secondo tempo si è vista molto di meno, penso molto grazie a noi. Mister, è complicato lasciare fuori un giocatore come Ferrara che non solo ha segnato, ma direi sull'esterno ha messo in apprensione perché poi le azioni pericolose dopo il pari, bene o male, Sì, sono arrivate su quella zona lì, sempre. è ovvio, Ciro è un giocatore fantastico, in questo sistema di gioco sicuramente si esalta. Purtroppo questa è una categoria in cui anche il gioco degli under determina delle scelte E dolorose mette in difficoltà spesso e volentieri gli stessi allenatori. esatto. Magari la legge degli under è una delle cose meno giuste, meno democratiche che ci sono. Spesso vediamo giocatori più forti che stanno in panchina e altri magari dentro che lo sono meno, però sicuramente fino all'ultimo momento ci ho pensato e la scelta che ho fatto all'inizio non era sicuramente quella giusta. Buon per me che ho rimediato il prima possibile. Che campionato è, mister? Non solo il suo, non solo il vostro. Ma ogni domenica escono fuori dei risultati anche inaspettati. Si giocherà fino alla fine, non solo per la prima posizione, secondo lei? Sì, secondo me sì, anche in tutte le parti, in tutti i quartieri della classifica, perché ci sono, ecco come hai appena detto, ci sono sfide estremamente equilibrate, le squadre sotto vincono sempre, davanti abbiamo squadre che esprimono un calcio incredibile, che fanno risultato, domenica abbiamo affrontato la Samp, domenica prossima andremo ad affrontare l'Ascoli, che secondo me è una delle tre o quattro squadre più forti del campionato, quindi per reggere l'urto non devi sbagliare niente, per reggere l'urto devi essere in grado di sacrificarti tanto. Per reggere l'urto e vincere, di avere giocatori come oggi Ferrara e non sbagliare niente.